Ciao KKO Pain, ciao Giacomo, ciao Bias, ciao Fabiana, ciao ragazzi, come state? Tutto bene, ciao Natoli, ciao Alessia. Oggi abbiamo come ospite un altro artista del roster di Canova Record che è Lovi, Francesco. Vediamo se lo troviamo. Già, l'ho visto per un secondo, boom, eccolo qui. Reduce da un esame universitario fino a 10 minuti fa. Ehi, Francesco, Ciao Michele, come ciao. stai? Un po' stanchino, però tutto bene, grazie. Quanto è durato l'esame, tipo? È iniziato alle 4 e alla fine abbiamo finito Ah, 7 e però, a mezzo. lungo. Sì, Ma e come sì, sì. funzionano gli esami? Beh, è bello che partiamo da una roba che non c'entra niente. Come sono gli esami online? Cioè, non riesco a immaginare. E allora, questo esame qui era un esame di pratica su Cubase. Quindi alla fine eravamo tutti su Zoom, ognuno fa il suo e poi mandavi file CPR al professore con gli esercizi da Ah, ma che svolgere. figata! Sì. E lui poi li correggeva insieme a noi. Cioè, alla fine è un sogno, cioè, perché in effetti tu fai la LUIS, no? Lo diciamo anche per chi Sì, sta sì, sì, leggendo. sì, sì. E perciò la LUIS, in particolare, che specializzazione fai tu alla LUIS? Io al St. Louis faccio tecnico del suono, sound engineering per dirlo in modo un po' più figo. E praticamente perciò la parte pratica è preponderante, cioè c'è molto di Sì, pratica. c'è proprio anche la lezione pratica fonia in studio col mixer, molto. Questo invece è MIDI, che cioè noi in realtà chiamiamo MIDI, in realtà sarebbe tipo sistemi e tecnologie dell'informatica musicale, una roba. Però in pratica è questo. Perciò lo scopo dell'esame cos'era esattamente? Già andando più in Allora, profondità. praticamente c'erano vari esercizi, tipo sui SysEx, RPN, Control Ma dai, Change, sì, queste cose qui era questo semestre che abbiamo studiato, diciamo. cioè andate anche abbastanza in profondità, ma i Sì. SysEx fino a che punto li studiate? Studiate il fatto di cos'è il protocollo o anche fate qualcosa di pratico? Cioè cosa. No, di pratico no. Sui SysEx no, però li studiamo abbastanza a fondo, sì. Come funzionano, su quali macchine, con il checksum e via, eccetera, queste cose qua. Certo. Soprattutto perché quando i SysEx adesso sono aiutati da software molte volte, no, che inglobano il mandare SysEx o via USB MIDI e sono loro a fare più checksum anche più volte, rallentando un po' il processo. Ma una volta, cioè, il checksum quasi non c'era. Una volta attaccavi il Sì. MIDI, dovevi aspettare 7 minuti, che magari se non mezz'ora, mi ricordo con i primi della Electron, tipo il Machine RAM 1, e poi poteva essere che il checksum non tornava, dopo 15 minuti ti dava errore, dovevi ripartire per 15 minuti, no? Soprattutto Sì. perché addirittura ti dirò di più, pensa quanto vecchio sono, alcune volte quando facevi gli aggiornamenti via SysEx non prevedeva nemmeno il checksum, cioè non c'era neanche bisogno di attaccare il MIDI out, di nuovo il MIDI in, perciò era una roba al buio, cioè tu mandavi questa roba che però per la qualità del cavo, per la lunghezza del cavo, per qualcosa che succedeva magari al computer in quel momento, perché i sistemi operativi multitasking sono multitasking da tanto tempo, ma non gestivano bene il multitasking una volta. Cioè, Ma succedeva immagino. che aprivi una roba sotto, il MIDI, che è un protocollo seriale e non è neanche dei più fighi, no? Cioè, si interrompeva un secondo, quell'interrompimento bastava perché quello che riceveva ovviamente non sapeva niente e, no, e i dati non tornavano più. Perciò, vabbè. Follia, No, cioè abbiamo sì. parlato. E perciò, scusa, ma invece gli RRPN cosa sono che non mi ricordo mai? Sì, ci sono gli RPN e gli NRPN. Sono Esatto. sempre dei messaggi per gestire parametri di hardware e software. Che però utilizzano una specie di, mi sembra, cioè sono praticamente, visto che lì il protocollo MIDI è limitato e ha poche combinazioni, mi sembra che l'NRPN utilizzino due canali Esatto, sì. per moltiplicare esponenzialmente la possibilità, Sì, no? 100, 128 al quadrato e. Ma non è un conservatorio, Christian. Spiega cos'è St. No, Louis. no, è proprio un'università vera e propria, cioè ti rilascia un diploma e ci sono vari corsi. Niente, io faccio tecnico del suono, dove appunto ti, diciamo, specializzi nella figura del fonico, sia in studio sia live. E sì, sono 4 anni perché c'è un anno preaccademico che devi fare per entrare, devi passare quest'anno e poi accedi al primo anno, più i classici 3 anni, più 2 di master. Che poi puoi decidere dove Senti, fare. allora, oggi è uscito il tuo primo singolo.
che si chiama FaceTime, FaceTime. che è stato anche il primo pezzo che io veramente ho sentito di te. Me ne avevi mandati più di uno nella prima Sì, gettata. La storia è questa tua, con me, che a un certo punto io conosco tuo zio da tempo immemore, da almeno 30 anni direi, se non di più, Mauro Lovisetto, con cui che io produssi, forse una delle prime cose che produssi dopo Leandro Bassotti in Veneto, il gruppo Palazzo Madama insieme a Claudio Cecchetto, e Mauro, non ci siamo mai bene o male persi di vista, magari per qualche anno, poi ha avuto la sua carriera nel videomaking, nel nella grafica videomaking. e tutto. La prima persona a cui ho pensato quando ho aperto l'etichetta è stata Mauro, perché mi aiutasse ad avere una direzione artistica per quanto riguarda la grafica, i video, insomma, in generale anche proprio l'impostazione. E perciò, mentre lavoravamo assieme a Canova Record, a un certo punto, timidamente, Mauro dice: però, sai, mio nipote, che tu non conosci, mi hai mai sentito, secondo me è molto bravo, però non è, cioè non è neanche, non so come dire, ha detto, devi ascoltarlo. E mi ricordo che per 2 settimane non l'ho neanche mai ascoltato quello di WeTransfer, perché ero preso da mille cose. Poi, un po' anche perché capivo che lui ci credeva, ma nello stesso tempo non voleva insistere, forse, no? Cioè, sai quando le cose devi scoprire da solo, no? Sì. E poi mi ricordo proprio esattamente quando apro WeTransfer e ascolto e dico, ma mi ha fulminato. Cioè, mi ha fulminato la scrittura di FaceTime, mi ha fulminato ma altre cose che la gente non sa, insomma, che sentirà in futuro, in questi mesi. E mi ricordo proprio di averlo chiamato subito col WhatsApp, no? Ma cazzo, Mauro, ma perché non hai insistito di più? Tipo, gli ho detto, no, cioè, vabbè, non è colpa di Mauro, però per dire, no? Che è pazzesca sta roba. E perciò, a Sì. distanza di 30 anni di aver lavorato con Mauro nella musica, oltre in altre cose, adesso noi ci troviamo pazzesco a lavorare Sì, assieme. Vabbè, è siamo fighissimo. all'inizio. Ci racconti un po' di te, cioè come è nato il fatto di scrivere, da quanto Sì. scrivi da sempre? Io scrivo veramente da quando sono piccolo, piccolo. Ho iniziato a scrivere quando andavo alle elementari. E diciamo, fin da quando ero piccolo ho sempre capito che volevo scrivere nella mia vita, non musica, però volevo scrivere in generale. Infatti, se non sbaglio, nel 2009 vinsi un concorso nazionale, che ero in quinta elementare, Ma e dai. per me fu una cosa fighissima, cioè ero piccolissimo, c'erano tutte persone grandi, Ma e di vinsi con scrittura di canzoni sì, o di scrittura di no, poesia? no, di scrittura creativa era, Ok, un bello. racconto, sì. Quindi andai a Bari a ritirare il premio, mi ricordo, ero timidissimo all'epoca, perché c'erano tutti i ragazzi anche del liceo, alcuni delle medie, io andavo in quinta elementare, quindi ero piccolissimo. E in realtà la scrittura per la musica è nata grazie al rap, che io appunto già conoscevo, e un giorno mio fratello mi fa ascoltare Eminem e io sono rimasto completamente folgorato e ho detto, cazzo, qui devo fare pure io questa cosa, mi piace da morire, voglio provare anch'io a scrivere. Solo che appunto, diciamo, la musica ha sempre fatto parte del mio percorso, anche da piccolino ascoltavo tantissimo, però non sapevo cantare e mi vergognavo ad andare a lezioni all'epoca. E quindi ho scoperto il rap, poi appunto è venuto Eminem e mi ha detto, allora c'è un genere in cui posso non essere un gran cantante, però posso avere qualcosa da dire e riuscire comunque a Certo. dirlo. E quindi da lì è nata, diciamo, anche la passione per la scrittura di testi. E poi, diciamo, verso terza media, prima liceo, sono andato per la prima volta in studio, un ragazzo qui di Firenze che si chiama Commodo, che aveva un home studio. Sì, che poi ho anche conosciuto e ci ho anche Sì, parlato. Sì, sì, che mi sì, piace sì, sì, sì. molto. Tra l'altro salutiamolo, Sì, bravo. Sì. è molto bravo, anche lui lo fa da un sacco di tempo. Molto. E lì mi sono sia innamorato di questa cosa, sia della figura del fonico, perché sono andato là che appunto non avevo una grande voce, non era educata né nulla, e avevo sentito la mia voce reale appunto uscire dalle casse e avevo pensato che non mi piaceva proprio, no? Ha messo tipo qualche effetto così ed era una figata, e quindi tipo una magia, sono rimasto folgorato e... Ma lo mise comodo o il fonico che c'era lì insieme a No, no, comodo? era un home studio suo, faceva tutto lui, Ok. registrazione, missaggio e Fantastico, tutto perciò ha quanto. comodo è in qualche modo centrale o comunque sì. Sì, ma infatti io ancora lo ringrazio tantissimo. E da lì è nata la mia passione sia per la scrittura e per la figura del fonico. Poi ho iniziato a comprarmi le prime cose da solo e a lavorare Certo. per i fatti miei, diciamo, sul missaggio, queste cose qua. Com'è la scena lì a Firenze? È una scena comunque magari minore rispetto a quella di Milano o di Roma Sì, o allora, la scena fiorentina negli ultimi anni, secondo me, sta facendo passi da gigante.
ci sono un sacco di ragazzi validi. Era più difficile 4 anni fa, anche 5, dove era rimasta molto underground. E invece adesso si è molto sbloccate, ci sono veramente un sacco di figure valide, Certo. soprattutto su più generi, non solo rap underground. Cioè, ora mi viene in mente Tommy Daly, che Sì, fa R&B, che lui è vero, bravissimo, bravo, sì. Ah, molto. non sapevo che fosse di Firenze, pensa. Sì, sono lui di Firenze. Ah. E tanti altri gruppi, insomma, si sta sviluppando, ma sono molto contento di come. Beh, tu eri un bambino, ovviamente, invece io Sì. ero una delle... No, non eri un bambino, tu sei del 99. 99. 99, mizzica, che brutta roba, se per la prima volta sentissi veramente vecchio. Allora, l'IRA, cioè l'etichetta indipendente di rock indipendente, da cui poi sono nati Litfiba e tante cose, era attiva negli anni 80 pienamente, quando io avevo già 14-15 anni, e io mi ricordo, a parte Litfiba, che erano una mia passione, dai primissimi dischi, ma anche tutto quello che girava intorno all'IRA, non mi ricordo purtroppo il nome del personaggio che c'è dietro l'IRA, è uno mitico che vabbè, magari qualcuno se lo ricorda, però ecco, Firenze nella storia della musica italiana è veramente una cosa importante per il rock, perché comunque giravano tutto intorno all'IRA e intorno a questo studio che c'era a Firenze, in cui producevano un sacco di Sì, figate. sì, sì, sì. Beh, sono contento. Senti, cosa, cioè, vabbè, no, continuiamo, scusa, perciò esperienza in studio per la prima volta, senti un po' la tua voce, poi com'è evoluta la cosa, cioè che hai continuato, sei andato Sì, dritto a... se, da lì in poi ho sempre continuato, e soprattutto con costanza, che per me la costanza è la cosa principale per chi vuole fare questo, perché soprattutto io nella mia vita ho sempre iniziato le cose e portate a metà, invece nella musica l'ho sempre portata avanti perché è sempre stata una cosa che mi piaceva veramente tanto fare, e quindi tutti i giorni a forza di scrivere, a forza di registrare, poi ti compri il primo microfono, la prima scheda audio, le prime casse, inizio a fare un po' tutto da solo e pian pianino inizio a fare i miei primi progetti che mando a Mauro. Cioè, ah, ma dai. Tanto un po' di tempo fa, parliamo secondo me della seconda liceo, quindi Ah, ok. era un po' di tempo fa. E Mauro si gasa tantissimo e io all'epoca come genere ero più sul rap underground trap, quindi insomma era proprio un genere un po' opposto a quello Sì. che faccio ora, e Mauro si era gasato veramente un sacco, e da lì in poi mi è sempre stato dietro. Cioè, mi ha detto: guarda, migliora questo, migliora quest'altro, migliora questa, per riuscire poi a ottenere un EP, insomma, una serie di singoli Certo, validi da poter mandare in giro, far sentire a certo. qualcuno. E questo appunto finché poi non siamo arrivati a Certo, mandarlo a te poco tempo è fa. pazzesco comunque, ragazzi. Adesso prendiamoci anche qualche volta un po' di orgoglio, che comunque il primo singolo e Spotify ci ha premiato e ti ha messo nel New Music Friday, cosa veramente, almeno nella mia esperienza, rara. Perciò ringraziare proprio Spotify di aver Sì. creduto, tra l'altro puramente attraverso un pitch normale, no? Cioè, nel senso, il pezzo è uscito, si fa il pitch all'interno dell'applicazione. E ci hanno messo New Music Friday, che è un bel inizio, dai, cavolo, Ah, cioè, sì, ero veramente, emozionatissimo. ieri quando abbiamo visto che era su New Music Friday, che mi hai scritto tu, tra l'altro, mi sembra, no? O Simone, No, il primo è Simo, Simo, sì, è esatto, stato il primo a Simone è un dirlo. malato, sproccato, un malato delle Grande Simo. giustamente, come bisogna essere, di classifiche, di cose, ha scritto subito, e vabbè, che figata, dai, un bel Sì, è inizio. stata una figata, sì. Poi, ragazzi, non vogliamo anche dire che abbiamo già, tu hai, ti sei messo intorno già un team di persone valide, tutte di Firenze, tutte super Sì. giovani, e perciò settimana prossima, lo diciamo in anteprima adesso, però Va settimana bene, prossima uscirà il sì. video, che sarà Sì. comunque un signor video, non solo considerando che è un video di un primo singolo, ma anche proprio in generale, un bel video, a me è piaciuto molto. E Sì. Giovanni, no? Giovanni De Chiara, sì, Giovanni De bravissimo Chiara, lui. veramente bravo, molto organizzato, mi è piaciuto molto. Sicuramente ci lavoreremo ancora con Giovanni, perché Sì. vabbè, diciamo altre cose invece. Cosa ti immagini? Cioè, dopo averla firmato con Canova Records, cosa ti immagini? Com'è il tuo percorso nella tua testa, dico, creativo? Cioè, ti piace lavorare in team? Sì, è la cosa più bella. È, secondo me, fondamentale, è la cosa più bella, perché io ho sempre lavorato da solo e ora in team mi trovo benissimo perché hai intanto un sacco di input che ti arrivano da tante persone con, insomma, ognuno ha il proprio genere musicale preferito, ognuno ha le proprie influenze Certo. musicali,
E quindi è veramente una figata e soprattutto vorrei ringraziare tutto il team di Canova Records perché Simone, Patrizio sono persone Certo. fantastiche. Oh, facciamo sentire un secondo FaceTime, dai. Sì, Intanto. certo. Ecco, scusa, no, oggi parlavo con Colella e dicevo, senza rendercene conto, perché poi era già il tuo provino così, no? Però secondo me una cosa che funziona in questo pezzo sui sistemi di streaming è come parte. Cioè parte che non puoi non ascoltarlo almeno un minuto. Poi magari non ti piace o ci sta che Allora, uno... Però dico, sì. perché ascoltavo tante cose del New Music Friday, no? Veramente lo predico spesso io questa roba, no? Dico, ragazzi, ricordatevi che i primi 8 secondi sono fondamentali in un sistema di streaming dove la gente skippa. Però poi, vabbè, l'abbiamo fatto, ma non è che avevamo nella testa, almeno io, cioè, No, no, era no. già così poi il provino. Esatto, Però, sì. cazzo, senti come parte bene, oh. C'ha anche una sua dignità. Mi piace. Passati a fumare al piazzale, saltavamo scuole, non ci interessava di stare a ascoltare chi non ti ascoltava perché stava dietro una cattedra e con la sufficienza politica studiavamo allora di ginnastica, con il greco non c'è stata chimica, da domani occupazione tattica, facevi passati con le torna buoni, scadava per specchio qualunque vetrina, ora approvarsi vestiti col studio, pensava stasse in fondo alla fine, che giocava a fare il bello brutto senso mentre mi incazzavo per i turisti in centro, ma tornassi indietro non partirei mai, che non mi sento a casa solo su FaceTime. Se potessi tornare indietro, che la tranvia costa un po' meno della metro, per far lo stesso, mi stresso meno, se mento spesso è perché spesso non mi credo. Dopo faccio un freestyle, una valanga di fesserie, io non voglio aspettarti, questo fuoco le ho messe via, una banca di bugie, non ti credo più bene. Profilo vinto. La cosa bella è che, come succede molte volte, quando c'è un nome artista nuovo, succede che ti incanalano per sbaglio, non in un profilo nuovo, ma in un profilo che esiste già. Perciò, se andate a cercare adesso Lovi, ancora per qualche ora, perché abbiamo già comunicato a Universal, di cambiare, ma ti trovano sotto il profilo di un Sì, altro Lovi. esatto. Vabbè, un momento. Un ragazzo francese, se non sbaglio, ho sentito. Ah, non ho neanche guardato chi è, se ha una biografia. No, poverino, ha 97 play mensili, perciò immagino che sì, non c'è neanche la biografia. Magari qualcuno che ha uploadato anche, non so, un pezzo così, due pezzi. Vabbè, comunque, ciao Leo, c'è anche Zaccaria, il magico. Grande Leo. Con Zaccaria avremo una bella sorpresa domani, di cui ormai sappiamo già un po', insomma, che Samuele Barbetta, il coreografo e il ballerino di Amici, ballerà su una canzone scritta da Leo e da Colella apposta per lui. Perciò, vabbè, domani sarà anche una bella giornata domani. Cosa ti ha creato questa cosa del lockdown? E vabbè, al di là dello studio che è diventato totalmente online, ma è stato positivo, negativo, psicologicamente, a livello creativo, com'è stato? Allora, un po' diciamo tutti e due, secondo me, gli aspetti, sia positivo che negativo. Sai, a livello di vita non è che è cambiato tantissimo, perché alla fine siamo sempre in camera a lavorare, a scrivere, Certo. a comporre, così. Certo. Però essere costretti beh, è diverso. Quindi io ho passato anche dei momenti, io ho sempre sofferto di ansia, quindi durante il lockdown diciamo, ho avuto anche degli attacchi di panico, quindi quello è l'aspetto un po' meno, quell'aspetto spiacevole del lockdown. Un aspetto positivo è che ci ha dato diciamo, l'opportunità di poter lavorare su noi stessi, sugli Vero, aspetti eh? negativi che ci ha portato e a me almeno ha tirato fuori un sacco di cose che non conoscevo ancora. E quindi anche dal punto di vista creativo, poi in realtà È vero, è questo vero. Ne sì. parlavo con, ma lo stesso Leo, Zaccaria, proprio perché era qui adesso online, ne parlavo esattamente la stessa cosa, ma anche nel mio caso, cioè a me mi ha tirato fuori, per esempio, questa voglia di espormi, no? Cioè di espormi su quello che so, insomma, sui miei argomenti, sulla musica, le cose più tecniche, di fare dei Twitch, di fare tutto quello che sto facendo, ma anche di spingermi veramente di più con Canova Records, perché era un'idea che avevamo io e Patrizio, avevamo firmato già un artista prima del lockdown, adesso sai che non mi ricordo se era già firmata Lisa o comunque, però detto questo, è tutto partito veramente con il lockdown, capito? Cioè con il fatto di avere uno sfogo mentale di questa cosa qui.
Va bene, Francesco, non so se vuoi dirci qualcos'altro, essendo poi anche tu al tuo primo, cioè è una storia che stiamo costruendo insieme, no? Sì, Perciò non abbiamo ancora tantissimo da dire o da raccontare. No, volevo chiederti una cosa, cosa ascolti tu? C'è qualcosa? So che è un ascolto veramente molto vario. Mi ricordo che una io volta ogni ascolto tanto mi veramente, mandi sì. dei riferimenti, però Sì, sei su sì, sì, sì. qualcosa in particolare in fissa adesso o su diverse Guarda, ora ho scoperto Dominic Fike, mi piace da morire. cose? Sì, qui cioè, da 2 anni, cioè, nel senso l'ho conosciuto anche di persona, pensa. L'ho Oh, che conosciuto di persona, è figata. venuto a trovarci al Fab Factory quando ancora non c'era il lockdown. Molto figo, e anche Anderson Paak era venuto, non so, te l'avevo detto a qualcuno l'altro giorno. No, sì, nemmeno. Però ti dirò di più. Con Fike ci potrebbe essere anche qualcosa in futuro, non dico solo Ah. basta. Poi, Call Me Carisma, Sì, a lui Call Me Charisma, mi sì. piace. Float è bellissimo, quel pezzo mi ha gasato un sacco. E poi Rex Orange County mi piacerà morire. Sono più su Molto questo bello. genere qua adesso. Che figo. Figo, Sì, figo. Invece di ma italiano c'è qualcosa in particolare? Per esempio, questo disco di Mason sembra molto bello, no? Il pezzo con io Blanco. per gli esami non l'ho potuto ancora Ah, ascoltare. ma Ieri dai. passavo la serata a studiare e oggi ce l'ho avuti, quindi non vedo l'ora stasera di mettermi a sentirlo per bene. Sì, il pezzo di Blanco l'ho sentito, è Perché Blanco fighissimo. è molto bello, proprio Sì, bello, sì, bello. sì, 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 sì. Però mi sembra, io ho sentito al volo, non ho ancora sentito bene il disco, ma conoscendo Simone, ha fatto sicuramente un lavoro, insieme a Venerus, ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Ho sentito velocemente quello con Jamie Tights e Venerus oggi, mi sembrava molto Ah, quello. quello deve Perciò, essere secondo interessantissimo, me è sì. un bel disco, c'è bisogno di bei dischi in questo momento. Come anche, devo dirti, gli ho scritto anche personalmente prima su Instagram, Mahmood, a me questo pezzo è piaciuto veramente molto. La Anche a me, un scrittura sacco. bellissima, la melodia Sì, bellissima. sì, Poi sì, 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 sì. bisogna aver coraggio, cazzo. È bello Esatto, perché lui ha coraggio, sì. cioè in Lui tutto. sì, da vendere, davvero. Basta vedere come si è, cioè, a Sanremo ha rivoluzionato, Certo, però sai, Sanremo ha Oh. rivoluzionato, poi alla fine però alla fine è una canzone pop. Questa, anche questa è una canzone pop, e siccome è ancora più difficile, la melodia è meno. Non, Soldi non è, Soldi è una melodia molto catchy. Qua è una melodia veramente complessa, però Sì, bella, bellissima. bellissima, Mi è bellissima. proprio piaciuto, Sì. cavolo, sono contento. Spero che abbia grande successo e comunque che anche tutto il disco poi avrà grande successo perché se lo merita. Comunque uno che poi Sì. scrive da Dio. Oh. Mamma mia, sì. Oh, io mi commuovo Bravo. quasi sempre quando Aspetta, sento. scrive da Dio e canta da, cioè, e Esatto, diciamo butta le sì. parole come si fa qui in America, le butta, che sembrano buttate lì, capito? Che è il modo di, Sì. capito? È fantastico, un'attitude bellissima. Vabbè. Sì. Senti, oh. Settimana prossima non vedo l'ora che esca il video, lo Anch'io. pubblicheremo su YouTube Sì. e poi niente, magari ci facciamo un'altra chiacchierata a breve, che così ci facciamo un po' Molto di piacere. aggiornamenti. Va Dai, bene. Ciao Francesco, Michele, un è stato un abbraccione. piacere, dai, a presto. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao. Ragazzi, ringraziamo ancora Francesco per averci dedicato questi mezz'oretta, questi 20 minuti insieme. Andatevi a sentire se volete FaceTime di Lovi su Spotify, che secondo me vale la pena. E niente, e aspettate settimana prossima. Vi dico anche il giorno della release esatta, perché l'abbiamo spostato. Mi sembra sia mercoledì, ma non vorrei dirvi una cavolata. Sì, mercoledì 10 ci sarà la release, la premiere di FaceTime sul canale YouTube di Canova Record. Ragazzi, a presto, ci vediamo invece noi martedì per Canova Speed Date e giovedì per Canova Ascolta. E sicuramente venerdì prossimo ci sarà anche un'altra intervista con un altro artista di Canova Record nel roster. A presto, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.